Valentina, questi ragazzi da Genova, vorrei dare a loro la parola. Lo so che è stato anche faticoso aspettare perché hanno lavorato tutto il giorno ed è tardi e mi scuso con voi, però io volevo che foste voi a chiudere la trasmissione stasera dicendo la vostra, perché quando vi vediamo lì ci ricordiamo che c'è un'Italia che veramente è lontana tantissimi chilometri da queste nostre discussioni, no? Ovviamente in questo momento. Valentina. Fabrizio, chiudi tu, in un minuto avevi voglia di rivolgerti in chiusura all'onorevole Bonafè, ai politici in studio. Sì, abbiamo sentito parlare in questi giorni dei 35 milioni, del ricorso al TAR. Crediamo che sia molto grave queste affermazioni nei confronti di un organo dello Stato e riteniamo che bisognerebbe parlare dell'alluvione di cemento, soprattutto, che c'è stata dopo l'alluvione di fango, della continua costruzione e cementificazione dei nostri versanti, dei nostri fiumi, con progetti di centri commerciali, centri di aggregazione che attirano molte persone in zone isolabili. Addirittura si parla a Genova del restringimento del Bisagno nella zona di Ponte Carega per fare una strada. Quindi non parliamo di queste cose, non cerchiamo scuse, parliamo della cementificazione di questi ultimi anni e che ancora si fa e si farà a Genova e in Liguria. E parliamo delle vere cose che andrebbero fatte a Genova e Liguria. A Genova in particolare il grande scolmatore del Bisagno è una priorità. Scolmatore è praticamente un tubo che serve per estrarre l'acqua in eccesso, esatto, dei fiumi che scorrono sottoterra, vero? Per evitare le esondazioni. È un tubo, no? Per idraulica scolmerebbe 400 metri cubi al secondo di acqua, in questo modo si dovrebbe evitare ulteriori alluvioni. Oltre a queste opere vanno fatte investimenti importanti sui versanti, ritornare al versante, alla cura del versante e alla protezione civile. Mi dai la possibilità di fare? È un diciottenne, il più giovane che ho qui. Dai, e volevo rapidamente, che chiudesse chiudiamo. Lui velocemente. Tu hai detto prima, io rapidamente, chiudi. Allora, io voglio dire che in questi giorni i giovani, e non solo, hanno dimostrato una grande forza e se ne è parlato tanto, c'è stata una grande solidarietà. Però io voglio dire che non c'è solo questo. Intanto noi giovani siamo arrabbiati. E poi noi giovani siamo disposti a fare il nostro dovere, ci vogliamo rimboccare le maniche, non solo ora, ma anche quando saranno finiti questi giorni di emergenza, noi ci saremo. Però noi vogliamo essere rispettati, noi vogliamo avere, vogliamo delle belle prospettive davanti a noi. Quindi noi chiediamo di più, noi chiediamo di più. Grazie. Noi siamo disposti a rimboccarci le maniche, però. Grazie, intanto grazie per tutto quello che state facendo, grazie Valentina. Il tema secondo me fondamentale dei prossimi mesi, anche dei prossimi anni, dopo quello che è successo a Genova, io spero che davvero le persone lì abbiano ancora il senso, conservino il senso dello Stato, che vuol dire che quando gli arriveranno le cartelle esattoriali e gli chiederanno di pagare le tasse, diciamo, sarà difficile capire quale sarà la loro reazione.